In questo video parliamo di particelle relativistiche oppure particelle non relativistiche. Essenzialmente una particella si dice relativistica se va estremamente veloce, cioè se la sua velocità diventa confrontabile con la velocità della luce nel vuoto, che vale 3 per 10 alla 8 metri al secondo, cioè 300.000 km al secondo. Uno dei postulati della relatività ristretta di Einstein sostiene che nessuna particella può superare la velocità della luce, se poi la particella è dotata di massa, non può nemmeno raggiungere la velocità della luce, però può avvicinarsi alla velocità della luce. In quel caso la particella si dice relativistica. Ma che vuol dire avvicinarsi alla velocità della luce? Per esempio, se va a un decimo della velocità della luce, è relativistica o no? Non c'è un confine netto tra le particelle e le velocità relativistiche e quelle non relativistiche. Potremmo prendere, per esempio, un ventesimo come limite che distingue una particella relativistica da una non relativistica, però si tratta sempre di un confine arbitrario. Oppure potremmo prendere, non so, un decimo. Quello che accade è che le leggi della fisica classica cominciano a funzionare sempre peggio man mano che la velocità della particella aumenta. Quando per esempio questa velocità è un ventesimo della velocità della luce, le leggi della fisica classica ancora funzionano bene. A un decimo della velocità della luce già funzionano così così. Ecco perché non c'è un confine netto. Definiamo il fattore beta, come il rapporto tra la velocità della particella e la velocità della luce nel vuoto. Ora, siccome le particelle non possono mai raggiungere, C, il valore di beta sarà sempre compreso fra 0 e 1. Il valore 0 viene assunto quando la particella è ferma. Il valore 1 viene assunto, in realtà non viene mai assunto, per le particelle dotate di massa, però la particella tende ad avere beta sempre più vicino a 1, per esempio nei grandi acceleratori di particelle come il CERN di Ginevra, dove questo fattore beta può diventare 0,999999 e così via. Che significa che la particella è stata accelerata fino a raggiungere una velocità che è il 99,99999 eccetera per cento della velocità della luce. Quali sono le leggi della fisica classica che non valgono più man mano che la velocità della particella si avvicina a questi 300.000 km al secondo? Una prima legge è la formula della energia cinetica, che noi conosciamo come un mezzo mv alla seconda, ma questa formula in realtà è una formula approssimata. Infatti, quando la particella va molto veloce, diventa relativistica, va sostituita questa formula con quest'altra che è la formula esatta, gamma meno 1 mc quadrato, tra poco diciamo chi è gamma. La formula approssimata vale come caso particolare per basse velocità, cioè la particella che va abbastanza piano rispetto alla velocità della luce ha una energia cinetica che si può calcolare approssimativamente con questa formula, ma la formula esatta è quest'altra. Questa formula esatta, la formula della teoria della relatività ristretta, contiene come caso particolare la formula approssimata. Quindi usando la formula esatta non si sbaglia mai. Usando la formula approssimata non si sbaglia se la particella va piano. Particella non relativistica. Se invece la particella va per esempio a un quinto della velocità della luce, il calcolo effettuato con questa formula viene abbastanza diverso rispetto al calcolo vero esatto che si fa utilizzando la formula corretta, cioè la formula valida in tutte le circostanze, anche per le particelle veloci. Gamma si chiama il fattore di Lorentz e è legato al fattore beta che abbiamo definito prima da questa formula. Vediamo i valori che assume il fattore di Lorentz e come cambia il suo valore man mano che la particella diventa sempre più veloce. Quindi riportiamo il grafico della funzione gamma in funzione di beta. Beta abbiamo detto che è una quantità che varia tra 0 e 1, particella ferma, particella velocissima. Quindi beta varia in questo intervallo. Quando la particella è ferma, gamma vale 1, si vede subito, in quanto la particella ferma ha beta uguale a 0, quindi gamma fa 1. E questo è il valore minimo di gamma. Dopodiché, se uno vuol vedere il grafico di questa funzione, vedrà che questa funzione, man mano che beta tende a 1, la particella diventa sempre più veloce, cioè la velocità della particella tende a quella della luce, allora il fattore gamma tende all'infinito. Come del resto si capisce anche quando beta tende a 1, il denominatore
diventa 1 meno 1, quindi tende a 0, e 1 diviso una cosa piccolissima, diciamo 1 diviso 0 per semplicità, tende all'infinito. Quindi gamma tende a diventare infinitamente grande. È scritto anche qua, il fattore gamma tende all'infinito quando beta tende a 1 da sinistra, o quando, che è la stessa cosa, la velocità della particella tende alla velocità della luce nel vuoto da valori inferiori. In molti casi, anzi in quasi tutti i casi, non si conosce la velocità della particella e quindi non si può applicare banalmente questo controllo per vedere se la particella è relativistica o no, perché se uno già conosce la velocità della luce è facile dire la velocità della particella, voglio dire, è facile dire se la particella è relativistica o no, basta confrontare la sua velocità con la velocità della luce nel vuoto, ma quasi mai si ha a disposizione l'informazione della velocità della particella, quasi sempre si conosce invece l'energia cinetica della particella, come vedremo anche dopo in questo esempio. Allora, come si fa a dire se la particella è relativistica o no? Non è necessario ricavare la velocità dall'energia cinetica per poi applicare questa condizione. Si può invece far prima confrontando l'energia cinetica della particella con la sua energia di riposo E0, che è definita come la massa per la velocità della luce al quadrato. Questa è la famosa formula di Einstein, mc quadrato, e è l'enorme quantità di energia che è presente in ciascuna massa, anche se la massa è ferma, quindi non è un'energia cinetica, è un'energia appunto di riposo. Cioè qualsiasi massa, anche ferma, contiene al suo interno una enorme quantità di energia che è proprio accumulata nella sua massa. Se l'energia cinetica della particella è molto minore della sua energia di riposo, vuol dire che la particella va relativamente piano, perché la sua energia collegata alla velocità è molto minore della sua energia collegata alla sua massa. E in questo caso allora la particella non è relativistica. Quindi o guardiamo la velocità, se è molto minore della velocità della luce nel vuoto, oppure se non disponiamo dell'informazione sulla velocità ma sull'energia cinetica, allora confrontiamo l'energia cinetica della particella con la sua energia di riposo. Se è molto minore, allora la particella non è relativistica. Ma di nuovo, che vuol dire molto minore? Anche qui non c'è un confine netto, potremmo prendere una parte su 100. Se l'energia cinetica rispetto all'energia di riposo è minore di un centesimo, più o meno l'ordine di grandezza, allora possiamo dire che la particella non è relativistica. Dicevo prima che se volessimo usare la prima condizione, quella facile, però conoscendo l'energia cinetica, dovremmo prima ricavare la velocità dall'energia cinetica per poi applicare la condizione facile. Sembrerebbe semplice ricavare la velocità dall'energia cinetica, perché l'energia cinetica ha questa espressione e quindi facilmente si può ricavare la velocità con la formula inversa, ma in realtà questo procedimento è sbagliato, perché se noi non sappiamo se la particella è relativistica o no, non possiamo dar per scontato che possiamo utilizzare questa formula approssimativa, che vale solo per particelle lente. Quindi, ripeto, noi conosciamo l'energia cinetica della particella ma non la sua velocità, vogliamo ricavare la velocità per vedere se la particella è relativistica o no, quindi non sappiamo se la particella è relativistica o no e per questo vogliamo trovare la sua velocità. Allora pensiamo di estrarre la velocità da questa formula dell'energia cinetica, ma questo procedimento è sbagliato, perché se usiamo questa formula stiamo già dando per scontato in partenza che la particella non sia relativistica, perché questa formula vale solo per particelle lente. Qual è invece il procedimento adatto? Trovare la velocità della particella estraendola dall'energia cinetica, ma utilizzando la formula esatta dell'energia cinetica, cioè questa. Vedremo nell'esercizio proposto dopo che infatti con un procedimento abbastanza lungo si può ricavare la velocità della particella dall'energia cinetica relativistica, cioè questa, dalla formula corretta, e poi andarla a sostituire in questa formula, in questo confronto, per vedere se la particella è relativistica o no. Però è un procedimento più lungo. È più semplice invece utilizzare questa seconda condizione che dicevo prima, cioè invece di ricavare la velocità e confrontarla con C, è meglio confrontare l'energia cinetica della particella che è nota con la sua energia di riposo e vedere se c'è almeno un fattore 100 per poter dire che la particella non è relativistica.
Una piccola osservazione finale che avrei dovuto fare all'inizio. Come mai ci preoccupiamo del fatto che la nostra particella possa essere relativistica? Beh, intanto perché abbiamo detto che alcune leggi della fisica non valgono, della fisica classica, non valgono per particelle veloci che si avvicinano alla velocità della luce. Per esempio, non vale la formula dell'energia cinetica, questa classica che conosciamo. Un'altra formula che non vale è la legge di Newton, forza totale uguale massa per accelerazione. Infatti la legge di Newton della dinamica va corretta inserendo un fattore gamma. La formula, la legge di Newton esatta è gamma per la massa per l'accelerazione. Questa legge di Newton vale nel caso di una particella in moto rettilineo. Se vogliamo ricavare l'accelerazione con la formula inversa, vediamo che il fattore di Lorentz gamma va al denominatore. Fisicamente questo che cosa significa? Che se noi continuiamo ad applicare una forza totale, per esempio costante, nel caso della fisica classica, dove questo fattore gamma non c'è, abbiamo l'accelerazione uguale forza totale su m, sulla massa, e viene fuori un'accelerazione costante. Quindi una forza costante produce un'accelerazione costante. Questo vuol dire che la velocità della particella cresce a ritmo costante, cresce di tot, sempre la stessa quantità ogni secondo che passa. Ma allora, secondo la fisica classica, con questa crescita a tasso costante della velocità, la velocità arriverà a superare c, la velocità della luce nel vuoto. Ma questo è impossibile per il postulato della relatività, che la velocità della luce non è raggiungibile. E il fattore gamma che compare nella formula relativistica di Newton, che compare qua sotto, ha proprio la funzione di impedire alla velocità di raggiungere la velocità della luce, impedire alla velocità della particella di raggiungere c. Infatti, anche applicando una forza costante, e quindi producendo un'accelerazione, certamente la velocità della particella aumenta, però man mano che aumenta la velocità della particella aumenta anche il fattore gamma. Ricordiamo infatti che più la particella va veloce, più il fattore gamma cresce fino a diventare infinitamente grande quando la velocità della particella tende a c, la velocità della luce. Quindi quando la particella va ancora abbastanza piano, questo fattore gamma rimane piccolo, cioè vicino a 1, e la velocità della particella continua ad aumentare. Quando però la particella comincia ad andare molto veloce e comincia a diventare relativistica, per esempio un decimo di c, un quinto di c, metà di c, allora il fattore gamma diventa progressivamente sempre più grande e impedisce ulteriori accelerazioni. Cioè l'accelerazione non è costante ma diventa sempre più piccola. Cioè vale a dire la particella, pur spinta da una forza costante, accelera sempre di meno, per colpa del fattore gamma che sta qui al denominatore. A volte il prodotto gamma m viene chiamato massa relativistica. È un po' come se la massa vera della particella non fosse m, la massa a riposo, ma fosse gamma per m. La massa relativistica è quindi una specie di massa che cresce con la velocità della particella, cioè la particella che va piano avrebbe una massa relativistica piccola. Man mano che la particella acquista velocità, la sua massa relativistica, gamma m, diventa sempre più grande. È come appunto se la particella si ingrassasse mentre aumenta di velocità. E quindi più prende velocità, più acquista massa e più sarà difficile accelerarla ulteriormente. Quindi l'accelerazione sarà sempre di meno. Più diventa cicciona e meno accelera. Ecco perché non raggiungerà mai la velocità della luce c. Qui infatti ho scritto che l'accelerazione della particella tende a zero per tempi infiniti. Tempi infiniti vuol dire che io applico questa forza costante per tempi lunghissimi, però la velocità non cresce sempre a ritmo costante, ma a un certo punto non crescerà praticamente più. Questo perché il fattore di Lorentz diventa infinitamente grande, la massa relativistica pure, la particella acquista sempre più massa e quindi accelera sempre di meno. Alla fine non raggiungerà mai la velocità della luce nel vuoto c. Infine, ancora un'ultimissima osservazione, perché ho scritto particelle atomiche o subatomiche? Perché sono le uniche che effettivamente possono avere qualche speranza di raggiungere velocità relativistiche, cioè
vicine a quelle della luce. Infatti sono particelle estremamente leggere, stiamo parlando di atomi o particelle che costituiscono gli atomi, per esempio protoni o elettroni. Essendo particelle estremamente leggere, gli atomi o le particelle subatomiche, anche con forze macroscopicamente modeste, cioè forze che applicate ad un oggetto macroscopico sarebbero del tutto impercettibili, invece su particelle così leggere hanno effetti straordinariamente violenti e possono produrre accelerazioni enormi. Per esempio una forza dell'ordine di 10 alla meno 15 newton, che vuol dire un milionesimo di un miliardesimo di newton, è del tutto impercettibile a livello macroscopico, ma se viene applicata per esempio ad un nucleo come questo nucleo di litio o un atomo tipo questo atomo di litio, allora produce effetti devastanti, cioè vuol dire produce accelerazioni enormi e perciò grandissimi aumenti di velocità, perciò un atomo o un nucleo raggiungono abbastanza facilmente velocità relativistiche proprio perché sono leggerissimi. Ricordiamo infatti che più è piccola la massa dell'oggetto che subisce la forza m e più è grande l'accelerazione. Quindi oggetti leggeri vengono accelerati facilmente e possono raggiungere velocità relativistiche. A quel punto entra in gioco il fattore di Lorentz, il fattore gamma, che appunto cresce con la velocità della particella riducendo l'accelerazione e impedendo alla particella di raggiungere la velocità c, la velocità della luce nel vuoto.